Ciao ragazzi e bentornati su H3 Surgical Team. Oggi facciamo un esperimento. Vi facciamo vedere com'è una settimana da noi. Questo per farvi vedere come lavoriamo e com'è lavorare di preciso in un'unità di senologia e nella nostra equipe, con tutti i momenti sia tristi che felici, con tutti i momenti di follia che possono capitare da noi. Questo un po' prendendo spunto dai video di Cane Secco che seguiamo da parecchio tempo e che mi ha dato l'idea anche per quanto riguarda l'equipe, perché lui è uno che ha trasformato la sua passione in un lavoro, una cosa che vogliamo fare anche noi, trasmettere la nostra passione nel nostro lavoro. Spero che questo video possa piacervi, fatecelo sapere in un commento e lasciateci un like. Arrivo, arrivo. Prendiamo un passaggio, va. Ok, ecografia presente, mammografia ce l'ha, biopsia ce l'ha, perché è lumina là. Risonanza, vabbè, non è un lobulare. Ma ancora è bruttissimo. Andiamo sul barco da Valerio, vediamo se hanno finito e andiamo a fare queste ecografie. Domani in sala. Verso le 8:30, prof, se per me va bene. Sì, quindi posizionamento più controllo mammografico. Di bestemmia col computer. A prendere l'ecografo, qui facciamo un po' di ecografie preoperatorie alle pazienti su al secondo piano con il nostro ecografo portatile. Vamos. Pronto medicina nucleare? Buongiorno, chiamo dalla terza chirurgica, dottor Fusone. Senta, dovrei prenotare 3 linfoscintigrafie per le nostre pazienti. Sì, le ho fatte adesso. Ecografie fatte, abbiamo 5 pazienti domani in sala e una per colpi. Abbiamo 3 pazienti con tumore, altri 3 pazienti con la formazione quindi e banda tutta la. No, che metti terzo piano? Terzo piano mai nella vita allora. Andiamo, dai. Ah, c'è pure Tripoli, va. Fatto tutto? Sì. No, le richieste, le fatte le richieste? No, le mette stanno salendo, ma le facciamo, dai. Perché non ci facciamo prima i consensi? Inceppato. Palle. Si parla un attimo. Quindi saliamo un attimo e andiamo. No, è solo io, ma è una questione comunque che è giusto che ci sia. È previsto, ma come sarà il risveglio? Se tutto va bene la rimettiamo nel suo letto. Sì, però purtroppo la proposta chirurgica deve essere fatta obbligatoriamente per tutti. Dottor Dorian. Dicevo, le ciao. Delle patenti e chiudere queste cartelle. Mancano le cose e tutte le altre mancano. Ci vai a parlare tu con gli anestesisti, su? Ma dove sta Valerio? Sta qua, sta in stanza. Diciamo. Quanti giri hai dovuto fare? No, sono dovuto passare dal professor De Felice per revisionare una mammografia, un nodulo sospetto. In secondo luogo, per la questione sempre della revisione dei vetrini, sono dovuto passare dalla proprietà primaria dell'anatomia patologica. Poi, le visite tutto a posto? Sì. Sono la sua prima volta. E poi comunque ho dovuto prendere in carico una paziente, portarla dall'anestesista, fargli fare l'emogas. Le patologie sono tutte pronte, sono state tutte quante cartellate e studiate, quindi schedate. E quindi pausa pranzo. Ci vediamo domani. Ciao! Martedì andiamo in radiologia a mettere un repere e poi andiamo a fare un po' di interventi. Fatto. Andiamo a operare. I documenti e tutta la bozza di soci li vediamo. Vediamo di sistemare una lista per la prossima settimana intanto. Ed ecco la nostra lista, ammazza come stampa male. Molto lunga. Si sa Alessandro e Domenico che stiamo facendo in sala? Da stamattina che stanno là, noi stiamo girando. Potrebbe essere successo di tutto. Quasi quasi andiamo solo a vedere che stanno facendo. Andiamo giù? Sommersi dalle cartelle proprio. Mamma mia,
qualcosa. Va per ultima, grazie. Tu non sai, oggi tutte che mi guardavano bene. Vabbè, c'è stato qua un picco pro con la lista. Ho chiamato lui e gli ho detto, ma qui c'è più errore. Comunque, anche in questo si confermano le scene alla Scraps. Sono subito Giuseppe Cazziata. A quadrante. Perché il panino de Luca se l'è mangiato, lo strutturato. Dai che tocca a noi. La seconda paziente. 11:30, quarto intervento di oggi. Tutta tutto. Lei è con te. Stava tranquillo. Allora, effettuato controllo intraoperatorio. Controllato? C'è la risposta, sì. Ah, ok, perfetto. Andiamo a fare un'altra ecografia. Dopo l'intervento facciamo la richiesta dei pezzi istologici, non c'è il nome. Mettiamo la fisiologica, la cefazzolina, vabbè. La cefazzolina che si hanno regalato barrata, perché non la barrata? Perché la cefazzolina l'ha fatta una zara e basta. Okay. Il perfalgan per due, a posto. Ok. Sì, torna in reparto in buone condizioni generali. Ragazzi, un commento finale su questa giornata. Mi sembra di essere così. Di aver fatto 3 mesi in piena, esatto. Cioè, eravamo arrivati al punto che tiravamo i ferri in mano. Allora, la chiave di oggi è downgrade. Stava sola e rimango da sola fino alle 7 di sera. L'ho staccato la porta. Barone. Barone. Perché domani? Mercoledì, oggi altra sala e cominciamo con le medicazioni. Proprio ridotti male qua. Visto che non c'è abbiamo stanza, abbiamo attrezzato il nostro ambulatorio di visite. Tanto Rossella si porta avanti per le visite. Però mi sembra che questa sia un'organizzazione divisa. Ordini che vengono presi, compiti che vengono assunti, con responsabilizzazione. Però questa è una iperresponsabilità che comunque vi dovete assumere. Perché come avete visto nulla è per sempre. Dov'è? La signora ci manda questi dolcetti. Magari qualcuno pensa a noi i pazienti, va? Che ci foraggiano. Pausa pranzo. Sta arrivando anche il corriere della stampante, il donor della stampante, per mattinata di cambiamento. Di cambiamento e di schifo. E di schifo. Peggio che pensavo che lunedì fosse per fare giornata. Pensavo che lunedì fosse male. Stava male e finirà peggio. Meno male che domani è l'ultimo giorno. Così cosa mangiava, non lo so. Non lo so, un terremoto. Che ci chiudono la presa. Che ci chiudono la presa. Domani è vero, potrebbe arrivare un controllo. Il nostro l'auto pranzo. E questo è il drenaggio che è uscito dalla signora Martina. Grazie. Bene. Bene. Andiamo? Che famo? Giovedì, oggi riunione della Brest, e intanto Domenico va a mettere le pazienti al secondo piano, così ci sbrighiamo. Niente, lei praticamente non ha mai fatto controlli, l'ultimo controllo. Forse resta cercando di dire qualcosa di intelligente, forse non ho capito ancora cosa. Come si fa? No, è la paziente nostra. Perché non è una cosa diversa con te. Secondo le nostre risorse a disposizione? No, le risorse umane sono stringate. Ci accompagnano altri. Andiamo. Prendo un attimo, ma devo scrivere. Devo scrivere la benedetta.
scritto già che Cristina lo fa lui. Assolutamente. E scriviamolo poi sull'agenda sua. Io devo... Che figa sta cosa che... Che lavoriamo su due schede. No, vedi che questa sarà la stanza. Bella location per un festino. Quando ti specializzi, mega festa qua. Mega festa qui, ma non basta da uno spazio. Beh, festa la nostra. Festa la facciamo a Villa Ceti, noi la facciamo qua. Che immagine le sigarette che si fumava Valerio qua? Qui a destra vedete la stanza e questo scusone. Panoramica sul policlinico. Viene il chiaro guerra alla prima clinica. La prima clinica. Studio come perché se domani vieni un attimo, ha sorpreso. Domenica ha fatto spesso. Andava alla Conan a fare spesso. Allora, diciamo che questa è stata una settimana impegnativa. Di merda, settimana curva esponenziale in basso. No, partire male. Proprio partire più in basso. Perché lunedì è successo che c'è stato un casino con la lista. Arrivi là alle 7:30, lista sbagliata. Certo, tra i vari casini c'era anche la lista da risistemare perché abbiamo scoperto che la gente era capito. Era capito positivo che nel momento in cui abbiamo ricontrollato gli esami ematopimici e la trasferizzazione abbiamo visto che questa qui era B positivo. Quindi rimette a posto la lista. La paziente doveva in ordine essere quarta. Era messa per terza. Per terza. Casi fantasmi del quarto piano. I fantasmi del quarto piano. Il problema è stato anche che durante questa settimana mancavano le infermiere, che è una componente fondamentale della questione, infatti quando mancano non c'erano gli altri. E quindi poi, diciamo che abbiamo dovuto esserci tre visite, c'erano otto, tipo 10 visite. Qui la settimana di visite, come è andata la settimana di visite? Bene, ho fatto le visite vicariando anche il ruolo della case manager. Martedì è successo il casino in sala, quindi il primo intervento che è durato 6 ore. Dovevamo avere il primo intervento con un posto assicurato unitivo. C'era. Che c'era, però per avere questo posto assicurato. Di solito il posto unitivo si chiede, si sta fino all'ultimo con l'acqua da soli. Non c'è il posto unitivo, ma dopo lo utilizzo. No, la paziente ritorna nella parte dell'evidenza normale. E tutto questo però martedì, con tutti e quattro interventi che andavamo a fare 5, abbiamo finito attorno alle 6. C'è stato un sanguinamento però. Ma la paziente è ipertesa. No, fai sospendere tutti i trattamenti. È casino perché abbiamo avuto la sorpresona che Valerio è stato praticamente prestato a una strutturata di questo dipartimento. E quindi anziché essere in 5 siamo tornati a essere in 4. Poi ci sono state quel problema delle medicazioni. 20 medicazioni da fare in 40 minuti in pratica. E ne riesci a fare 15, poi per le altre 5 che fai? Tu ne fai due delle medicazioni qua, due medicazioni sua secondo piano. C'è otto al volo così. No, sto benissimo signora, se ne va la seconda fare. Tu questo Valerio che stava su convegno a fare gli interventi, che era smontato dalla notte. Però andato tutto bene. Oggi fortunatamente in presto poteva iniziare peggio perché gli oncologi volevano cercare di passarci il cerviolo come si fa con la staffetta, però ci siamo districati bene in questa situazione. Il computer ci ha abbandonato, tanto avevamo in via. Ma quello di riserva di fusione? Dopo abbiamo cercato di mettere i pazienti, ma qualcuno non ce l'ha fatto di vedere, quindi domani dovrà tornare Valerio a dimettere gli altri due pazienti. Però abbiamo lasciato tutto pronto. E basta. Ce ne possiamo andare prima. È l'ultimo, chiude la porta. Spegniamo la luce. E tanti saluti. Le luci spente e basta. Che facciamo qua dentro? Siete così affezionati. Chiudiamo? La smaglia.